Chiara Ferragni, look aggressive per l'ultima sfilata alla PFW. Che scenario sensazionale per l'ultima sfilata della Paris Fashion Week e Chiara Ferragni, ovviamente, non sta nella pelle, e cola nel suo aggressive look per Louis Vuitton, impaziente di entrare al Louvre e godersi una sfilata meravigliosa, chiudendo in bellezza questo mese della moda. Chiara Ferragni aggressiva e chic per Louis Vuitton, look affascinante. Gli outfit poliedrici di Chiara Ferragni, ormai, non ci dovrebbero più stupire, ma ogni volta che la fashion blogger più in del momento mette mano al suo immenso guardaroba non c'è nulla da fare, conquista sempre tutti. E cola in versione aggressive, con un look total black per l'ultima sfilata della Paris Fashion Week, quella di Louis Vuitton che, per l'occasione, si tiene in uno dei contesti più iconici di Parigi, le sale del Museo del Louvre. Tutta la settimana della moda di Chiara, a dire la verità, ha avuto come punto cardine proprio la celeberrima piramide di vetro. Un esempio? L'abbiamo vista stagliarsi sullo sfondo di una bellissima foto dell'influencer, quando, in una splendida giornata di sole, ha deciso di pranzare con la sua TBS Crepe al ristorante del Museo di Arti Decorative, a pochissimi passi dal Louvre. Che cosa ha ordinato? Un meraviglioso piatto di spaghetti al pesto verde, mentre il resto della ciurma si è concessa manicaretti a base di paccheri al pomodoro e tagliatelle. Non è stata questa, però, l'unica volta che abbiamo visto la Ferragni vicina al museo più celebre di Parigi, su Instagram, infatti, sono apparse foto romanticissime che la ritraevano al Louvre, mano nella mano con Fedez. Il motivo? I festeggiamenti per il loro primo anniversario insieme visto che, un anno fa, i due si sono dati il primo appuntamento proprio nella capitale europea della moda. Per la loro passeggiata, Chiara aveva sfoggiato un maglioncino della Rainbow Week della collezione autunno-inverno di Alberta Ferretti, abbinato a una minigonna rossa. Questa volta, però, il look è completamente diverso, la Ferragni indossa un corpetto nero molto rigido, quasi a ricordare una elegante armatura antica, abbinato a un paio di pantaloni total black e a stivaletti di pelle dello stesso colore. Chiara Ferragni torna a Milano in grande stile. In uno dei suoi video condivisi su Instagram, Chiara Ferragni saluta Parigi con un elegantissimo Aurevoyeur, certa che presto sarà di nuovo sotto la Tour Eiffel, magari a scambiarsi un bacio aggressivo con Fedez, come era successo pochissimo tempo fa alla settimana dell'alta moda. La fashion blogger, carica di nuove idee e spunti per le sue creazioni fashion, sale su un aereo privato e vola in Italia, per tornare a Milano e mettere a punto gli ultimi dettagli per A Legend of Beauty, visto che è proprio lei la costume designer scelta da Intimissimi per vestire di charme i protagonisti dello show On Ice. Il primo look milanese di Chiara è subito meraviglioso, si tratta di un mini dress con colletto stile camicetta, sormontato da un trend grigio scuro. Le gambe sono nude, ma avvolte oltre il ginocchio da un paio di stivali magenta molto chic. L'accessorio? Una delle sue borsette preferite, quella di Fendi, con nuance dal marrone all'arancio, molto autunnale.